Buongiorno, buongiorno a tutti. Torniamo alla storia di Roma. In questo video vedremo i romani da vicino, quindi come vivevano i romani, la vita politica, l'urbanistica, l'istruzione, l'enorme problema degli schiavi. Andiamo con ordine, partiamo dall'ambito urbanistico. Allora, durante il periodo monarchico, Roma era un semplice villaggio, quattro case. Per lo più fatte di fango e di mattoni crudi, erano in pratica delle capanne. Poi le cose iniziarono a migliorare con l'arrivo degli Etruschi. Gli Etruschi sicuramente erano più evoluti dei Romani, quindi sotto il periodo etrusco fu lastricato il foro e furono costruite anche le prime fogne, tra cui la famosa Cloaca Maxima. Poi Roma fu distrutta dai Galli. Il 390 a.C. fu successivamente ricostruita, ma un po' in modo irregolare, proprio perché mancava un piano regolatore. Poi fu costruito il primo acquedotto con Appio Claudio Ceco il 312 a.C. e poi via via. Andando avanti, soprattutto durante il periodo imperiale, con le tante spedizioni in Oriente, i romani rimasero affascinati dalla bellezza delle città del mondo ellenistico e quindi vollero creare a Roma qualcosa di simile. Soprattutto i ricchi volevano delle case lussuose, piene di ogni comfort. E la casa era anche un modo dove i ricchi, gli aristocratici, appunto, potevano ostentare, potevano dimostrare a tutti la loro ricchezza e il loro potere. E quindi via via, sempre di più, a cominciare dal periodo repubblicano, ma anche in quello imperiale, Roma iniziò a dividersi in due. C'era la Roma dei ricchi e la Roma dei poveri. Anche come quartieri, i ricchi vivevano soprattutto nella zona del Palatino, mentre nella zona dell'Aventino e del Celio vivevano i poveri. E la casa era l'emblema della ricchezza. Perché questo? Perché i pochi ricchi a Roma, la ricchezza era in fin dei conti poi concentrata nelle mani di poche famiglie, per lo più le famiglie aristocratiche, i membri del Senato, e ovviamente anche i grandi proprietari terrieri, i latifondisti. Quindi questi pochi ricchi vivevano nelle domus. La domus quindi era la casa dei ricchi, una casa enorme, con delle stanze molto ampie, e nella domus c'era anche il giardino con il peristilio, cioè quindi il porticato di colonne. Infatti, stilos, una parola greca, vuol dire appunto colonna. Quindi i ricchi vivevano in queste case molto belle, grandi, con il giardino, che poi appunto venivano anche abbellite, risistemate. Mentre i poveri vivevano nelle insule, e qui la situazione era profondamente diversa. Nelle insule non vivevano soltanto i poveri nel senso proprio stretto del termine, ma anche chi in genere non navigava nell'oro, quindi i piccoli artigiani, chi aveva una bottega, i piccoli imprenditori, quindi chi non aveva grandi ricchezze. Le insule invece erano delle case costruite su più piani, 3-4 piani, alle volte anche di più. Erano case senza acqua, senza luce, costruite in legno e quindi, soprattutto in inverno, per riscaldarsi, gli incendi erano all'ordine del giorno. Famoso quello avvenuto, l'incendio di Roma sotto Nerone, ma ci furono una miriade di incendi proprio perché durante l'inverno dovevano, per riscaldarsi, case di legno, quindi ci voleva un secondo a fare scoppiare un incendio, quindi case costruite su più piani, tutto un po' attaccate tra di loro. Immaginiamo con quale velocità un incendio appunto si propagava.
Quindi questa era un po' la situazione a livello abitativo e questa contrapposizione quindi tra ricchi e poveri, Domus la casa dei ricchi, le insule invece quelle dei poveri, dimostravano poi in fin dei conti le forti sperequazioni che c'erano già che c'erano a Roma. Da questo punto di vista appunto la storia per certi versi non è mai cambiata. A Roma la ricchezza era concentrata nelle mani di pochissime persone, mentre tanta gente veramente faticava. È quello che spesso vediamo anche nella nostra attuale società. Secondo alcuni studiosi, durante il periodo dell'impero, Roma aveva circa 1 milione di abitanti, quindi era una città molto caotica, carri che passavano in tutte le ore del giorno, anche di notte, con quindi tutto il rumore che possiamo immaginare, gli artigiani, botteghe, i mercati dove venivano venduti i prodotti. Però era una città dove c'erano fortissime sperequazioni a livello sociale e a livello economico, perché come ho detto prima, la ricchezza alla fine era nelle mani di poche famiglie, i senatori, i latifondisti, gli aristocratici in genere, e tra l'altro, sì, a Roma arrivavano in continuazione delle ricchezze dopo tutte le varie campagne militari, però non si sentiva l'esigenza di reinvestire questa ricchezza e di creare posti di lavoro, perché poi a Roma c'erano. Roma non era assolutamente una città industriale, aveva soltanto una cartiera, una fabbrica di coloranti e poco altro. E quindi non c'era quella mentalità appunto all'investimento, a creare ricchezza, nuove opportunità di lavoro. E i ricchi compravano soprattutto delle proprietà terriere, non solo a Roma, cioè nei dintorni di Roma o in Italia, ma anche nelle province. Solo che però questi grandi latifonti erano lavorati dagli schiavi, e poi ne parlerò tutt'altro argomento, però gli schiavi non venivano pagati. E quindi proprio dentro Roma città le opportunità, le possibilità di lavoro non erano poi tantissime. E nel corso del tempo, già durante il periodo della Repubblica, ma anche durante la fase imperiale, moltissime persone si trasferirono a Roma, non solo dalle altre zone dell'Italia, ma anche dalle province, proprio nella speranza di trovare un lavoro, quindi di avere qualcosa per poter vivere, di poter migliorare le proprie condizioni di vita. Però, a differenza di quello che avvenne in Italia, quando negli anni 50 moltissime persone si trasferirono nel famoso triangolo industriale, soprattutto dal sud, ma non solo, quindi a Milano, Torino e Genova, dove comunque c'erano delle opportunità di lavoro, quindi una persona che negli anni 50 dalla Calabria o dal Veneto si trasferiva a Torino, veniva assunta dalla Fiat e quindi lavorava, nella Roma del periodo non era così, non c'erano tutte queste grandi possibilità e quindi questi di qua, tutte queste persone che arrivavano a Roma non avevano un lavoro e quindi erano in pratica un po' i nuovi poveri. Come affrontò la politica questo problema? Lo affrontò mettendo in atto delle politiche assistenziali e di parassitismo sociale, il famoso panem et circenses, nel senso che, come ho detto prima, quindi nessuno sentiva questa esigenza di creare lavoro, di investire, però a Roma vivevano tantissimi poveri e si sa che da che mondo è mondo, quando la gente ha fame, poi possono esserci rivolte, sommosse. Cosa fecero i romani per arginare questo problema, per tenere calma la popolazione, per avere anche il consenso a livello politico? Il panem et circenses, cioè tradotto politiche assistenziali, quindi distribuzione gratuita di generi alimentari, di grano, e poi i famosi spettacoli che avvenivano nel circo. Roma aveva quattro circhi, tra cui il famoso Circo Massimo, poi fu costruito l'Anfiteatro Flavio,
il famoso Colosseo, inaugurato da Tito, ma poi i lavori erano iniziati con suo padre, con Vespasiano. E quindi i romani andavano al circo, andavano al Colosseo, vedevano gli spettacoli dei gladiatori. C'era tra l'altro questo gusto molto macabro per la morte. I romani, ecco, si divertivano nel vedere appunto i gladiatori che lottavano tra di loro, poi alla fine uno moriva, oppure le lotte di un gladiatore con le altre bestie, oppure le lotte tra le varie bestie, orsi, leoni, tigri, avevano questo piacere. Poi venivano fatte anche delle scommesse. E quindi il panem et circenses era un modo per tenere la popolazione calma, cioè tradotto: voi siete poveri, non avete lavoro, benissimo, noi politica, noi potenti, facciamo delle distribuzioni gratuite di generi alimentari. Di pomeriggio vi andate a vedere al Circo Massimo le corse dei cavalli, che erano meno violente, ma non erano sicuramente il massimo della vita. Andate a vedere la lotta dei gladiatori, vi divertite, perché a quell'epoca appunto ci si divertiva vedendo queste lotte. Così noi vi teniamo tranquilli ed evitiamo quindi problemi, sommosse e rivolte, quindi politiche assistenziali nel senso proprio classico del termine: distribuzione di cibo, spettacoli al circo, le lotte dei gladiatori e via dicendo. E tutto questo veniva fatto per tenere i poveri tranquilli, quindi per evitare sommosse, rivolte, un attacco vero e proprio al potere. E tra l'altro la politica, i senatori, i potenti della Roma di quel periodo si servivano anche di queste cose per avere il consenso. Quindi durante questi spettacoli i politici in sostanza si facevano la campagna elettorale, si mettevano in mostra, organizzavano spesso loro questi spettacoli, spendevano tanti soldi, però era un dout des, cioè non veniva fatto per beneficenza. I politici, in questo modo i senatori avevano il consenso, avevano il potere, e chi aveva il potere magari già questo potere aumentava, e i poveri, la massa, il popolo, appunto, il popolo veniva tenuto in questo modo tranquillo. Quindi era una forma di evergetismo, quindi una beneficenza, ma non una beneficenza fatta da gente che aveva davvero a cuore le sorti dei più poveri, le sorti del popolo. Era appunto un don't des: noi vi diamo da mangiare, vi organizziamo gli spettacoli, vi teniamo tranquilli, voi state bene però appunto tranquilli, non fate rivolte, non mettete in discussione il nostro potere. E quindi era, diciamo, c'era questa situazione, questa specie di pace sociale conquistata appunto col compromesso e con queste politiche che poi incentivavano il parassitismo sociale, perché se nessuno crea lavoro, se nessuno poi a questa gente dava l'opportunità di migliorarsi, di avere un lavoro, di crescere quindi economicamente, socialmente, culturalmente, nessuno si interessava di questa situazione, al popolo per certi versi andava anche bene, perché poi quando uno si riempie lo stomaco e ha anche un modo per divertirsi, alla fine ci sono delle persone che possono dire: vabbè, me la faccio andare bene così, e finché la barca va, lasciala andare. Quindi venivano organizzati questi spettacoli, perché poi tra l'altro non solo a Roma, ma tutte le città che i romani appunto costruirono erano organizzate. Appunto, ogni città aveva il teatro, aveva l'anfiteatro, aveva il circo. E poi a Roma appunto c'era questo gusto orribile per la morte. Sì, Roma poi nel passare del tempo, con l'arrivo dei greci, era entrata anche un po' una certa raffinatezza, si era diffuso un po'
la cultura, però i romani appunto godevano nel vedere queste lotte tra gladiatori, oppure quando un gladiatore lottava contro una tigre, contro un leone, oppure le lotte tra gli animali, tra gli orsi, tra i leoni. Pensare ai poveri gladiatori che quando c'era una lotta, in moltissimi casi uno dei due non tornava a casa vivo. Quindi si entrava si salutava l'imperatore, il famoso saluto Ave Cesar morituri te salutant, quindi chi sta per morire ti saluta. Era purtroppo anche questa la Roma di quel periodo. E sempre invece per quanto riguarda appunto la vita di tutti i giorni, i romani come vivevano, ecco, c'erano diciamo due momenti molto importanti, il momento dell'ozium e il momento del negozium. Il momento dell'ozium era appunto quando loro si rilassavano, quindi il momento della lettura, quando uno appunto stava a conversare in tutta tranquillità. E i momenti dell'ozium i romani li vivevano soprattutto nelle terme. A Roma c'erano diverse terme, alcune terme furono addirittura fatte costruite dagli imperatori, come le terme di Nerone, quelle di Tito. I romani quindi amavano andare alle terme, facevano i loro bagni, c'era la piscina con l'acqua fredda, quella con l'acqua calda, c'era la palestra, c'era la sauna, e qui tra un bagno e l'altro parlavano, discutevano, c'erano le biblioteche, potevano leggere. Questo quindi diciamo la parte dell'ozium, quindi quando uno voleva rilassarsi e starsene tranquillo. Poi c'era la parte invece del negozium, quindi la vita politica, la discussione, gli affari pubblici, e questa avveniva nel foro. Il foro è una grande piazza costruita sul modello dell'agora greca, dove appunto si discuteva degli affari pubblici, si faceva politica, si discuteva un po' dei problemi della città. E per quanto, ecco, riguarda sempre l'ambito economico, parliamo ora degli schiavi. Allora, nel mondo antico c'erano tantissimi schiavi e nessuno poi mise più di tanto in discussione la schiavitù, cioè veniva considerata una cosa normale. Anche a Roma c'erano tantissimi schiavi. Per far capire una cosa, uno scrittore, Marco Terenzio Varrone, quando parlava degli strumenti utilizzati per lavorare la terra, lui diceva che esistevano tre strumenti: gli strumenti muti, cioè gli utensili, gli strumenti semi-muti, cioè i buoi, e gli strumenti parlanti, cioè gli schiavi. Quindi gli schiavi venivano considerati degli strumenti parlanti, perché chiaramente essendo esseri umani, avevano una voce, potevano parlare, però erano considerati degli oggetti da sfruttare e utilizzare il più possibile. Quindi gli schiavi a Roma erano soprattutto dei prigionieri di guerra, però poteva diventare schiava anche una persona che aveva avuto, che a causa dei debiti era caduta in povertà. Gli schiavi vivevano quindi in condizioni disumane, lavoravano nei latifondi, quindi nelle grandi proprietà terriere, quindi venivano visti come degli oggetti da sfruttare al massimo. E questo poi creò altri problemi economici, perché in questi grandi latifondi venivano appunto utilizzati gli schiavi per lavorare la terra, però non venivano pagati. Quindi l'estensione poi del latifondo e la diffusione sempre di più del latifondo fece andare in fallimento molti piccoli proprietari terrieri, che invece sì, avevano bisogno di qualcuno che lavorasse i loro terreni, però questo qualcuno veniva pagato. Quindi col passare del tempo, quindi a Roma, molte piccole proprietà agricole andarono in fallimento, e tutto il potere, tutta la ricchezza passò nelle mani dei grandi latifondisti, che quindi utilizzavano gli schiavi per lavorare la terra, e molti agricoltori rimanevano a spasso, non venivano ingaggiati, proprio perché
I proprietari terrieni non avevano bisogno, avevano già gli schiavi, quindi una manodopera a costo zero, e a Roma arrivavano schiavi in continuazione, perché Roma fece una miriade di tantissime guerre, con ogni guerra, dopo ogni guerra arrivavano degli schiavi. Poi, col passare del tempo, la situazione iniziò un po' a migliorare per gli schiavi. Innanzitutto iniziò a esserci anche un proprio un cambio di mentalità, soprattutto durante il periodo dello stoicismo, di Seneca, che appunto c'era già chi diceva: ma dobbiamo cambiare mentalità, non possiamo vederli come oggetti. E poi con il periodo di Antonino Pio, dell'imperatore Antonino Pio, addirittura fu fatta una legge rivoluzionaria, cioè il padrone che uccideva uno schiavo, appunto questo omicidio veniva considerato un vero e proprio reato, mentre prima non era così. Quindi prima un padrone, prima di questa legge, prima di Antonino Pio, chi uccideva uno schiavo non commetteva un reato, proprio perché lo schiavo non veniva considerato un essere umano. Quindi poco alla volta un po' le condizioni di vita degli schiavi iniziarono a migliorare, e alcuni di loro poi riuscirono a comprarsi anche col denaro la libertà, e questi erano i famosi liberti, cioè gli ex schiavi che avevano ottenuto la loro libertà, o pagando, o perché magari qualcuno gentilmente, ecco, tra virgolette, gliela concedeva. E poi i liberti poco alla volta entrarono sempre di più all'interno della pubblica amministrazione, soprattutto con l'imperatore Claudio, che affidò importantissimi compiti nella burocrazia e nell'amministrazione dello Stato proprio ai liberti, agli ex schiavi. E poi, con la fine delle operazioni militari e delle guerre, a Roma c'erano pochi schiavi, o per meglio dire, c'erano meno schiavi rispetto al periodo delle guerre. Allora, quindi, perché venivano trattati meglio gli schiavi? Perché siccome erano pochi, allora quei pochi che c'erano venivano tutelati per non farli morire subito, perché se poi questi schiavi fossero morti, non ci sarebbe stato il ricambio. In genere, però, quindi la condizione degli schiavi era sempre molto dura. Ad esempio, c'è un racconto di Tacito, stiamo parlando del primo secolo d.C. Fu ucciso da uno schiavo il prefetto di Roma, il prefetto Pedanio II, e per ritorsione furono uccisi 400 schiavi, che erano gli schiavi che vivevano nella zona di questo schiavo. Quindi c'erano proprio delle leggi disumane, perché qui non fu punito solo lo schiavo che aveva ucciso il prefetto, ma anche 400 persone che non avevano assolutamente collaborato, che non avevano fatto quindi questo omicidio. E poi, ecco, tra gli schiavi c'erano alcuni di loro, erano anche persone di grande cultura, e loro facevano appunto da precettori, da istruttori, soprattutto nelle famiglie più ricche. Poi c'erano anche degli schiavi specializzati nel fare determinati lavori, quindi chi lavorava appunto nella costruzione degli acquedotti. Roma poi A Roma c'erano 9 acquedotti, nella costruzione delle strade, appunto spesso questi lavori venivano affidati a degli schiavi specializzati, cioè che erano appunto in grado di costruire un porto, di fare le strade, di fare acquedotti. E da questo punto di vista i romani, in ambito tecnologico, per l'epoca riuscirono a fare qualcosa di sorprendente. Quindi 9 acquedotti, e grazie a questi acquedotti quindi a Roma arrivava l'acqua. Poi tutti i lavori chiaramente di manutenzione, furono costruiti poi un sacco di porti e darsene, per non parlare delle famose strade romane, che non solo in Italia, ma grazie a queste strade appunto si poteva andare da una zona all'altra dell'impero, e spesso questi lavori venivano fatti da schiavi specializzati, cioè da schiavi che comunque erano in grado di sapere fare un acquedotto o una strada.
E quindi anche da questo punto di vista i romani comunque per quel periodo, dal punto di vista tecnologico, raggiunsero risultati molto, molto importanti. Per quanto invece riguarda l'ambito dell'istruzione, allora inizialmente a Roma non c'erano delle scuole, quindi la mamma, la donna, quindi si occupava della primissima educazione dei bambini in casa e poi tutto passava nelle mani dell'uomo, del papà, che poi introduceva il figlio nella vita politica, economica e sociale di Roma. L'obiettivo qual era? Quindi formare cittadini seri, responsabili, legati alla patria, quindi con una morale molto, molto rigida, nel senso quindi una vita austera, una vita sobria. E quindi l'educazione inizialmente era affidata alla donna. La donna a Roma era in una condizione di subalternità rispetto all'uomo, ma questo non solo a Roma, in tutto il mondo antico. La donna prima inizialmente era sotto la tutela del padre e poi passava sotto la tutela del marito. Sì, la donna poi poteva uscire di casa, da casa, all'interno della casa aveva tanto potere, organizzava il lavoro degli schiavi, ma era sempre in una posizione di subalternità. I veri cittadini e le donne erano escluse appunto dal diritto di cittadinanza. Poi le cose cambiarono durante il periodo imperiale: le donne potevano divorziare, potevano risposarsi, potevano fino a un certo punto amministrare anche le ricchezze, ma rimasero sostanzialmente sempre in una situazione di subalternità rispetto all'uomo. Poi Roma ebbe delle donne molto potenti, molto forti, basti pensare alcune donne legate al potere, la mamma di qualche imperatore o la moglie, spesso influenzavano le scelte politiche, però la donna non aveva assolutamente i diritti politici e civili di un uomo. E in ambito quindi dell'istruzione, quindi a Roma inizialmente non c'erano delle scuole, poi le cose iniziarono a cambiare con l'arrivo dei greci. I greci erano sicuramente anni luce avanti rispetto ai romani, conoscevano bene la matematica, la filosofia, la poesia, e quindi poco alla volta i romani cominciarono, non tutti chiaramente, a interessarsi un po' di cultura. E nacquero le prime scuole erano delle scuole però molto semplici, non le scuole di oggi, venivano fatte, non c'erano quindi edifici, non c'erano palestre, laboratori, spesso venivano fatte in dei recinti a cielo aperto. Questo perché? Anche perché l'istruzione a Roma non veniva molto considerata. Gli insegnanti, i maestri, godevano di un prestigio sociale bassissimo, pari a zero, e guadagnavano pochissimo. Tra l'altro, per intenderci, un maestro di scuola elementari guadagnava 50 denari per alunno, quindi chi aveva 10 alunni guadagnava 500 denari. In quel periodo un normalissimo artigiano guadagnava al mese 1500 denari, quindi un povero maestro di scuola, per poter guadagnare qualcosa, avere da vivere, doveva avere tanti, tanti studenti, quindi gli insegnanti erano pagati poco. La situazione un tantino migliorava con il grado superiore dell'istruzione, che corrisponde grosso modo alla scuola media inferiore di oggi, dove un insegnante guadagnava circa 200 denari al giorno. Come erano organizzate le scuole? C'erano essenzialmente tre livelli, un po' come, ecco, la scuola elementare di oggi, la scuola primaria, poi la scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore. Il maestro di scuola della scuola elementare era il literator, poi c'era il grammaticus, quindi grosso modo il professore delle scuole medie, e infine il rhetor, che era il professore delle scuole superiori. Si studiava soprattutto la lingua greca,
la letteratura greca, poca matematica, soprattutto per far di conto, quindi quelle quattro cose essenziali per poter fare due conti. E perché si studiava la lingua greca? L'obiettivo principale, soprattutto nelle famiglie ricche e aristocratiche, era formare dei bravi uomini nell'ambito della retorica. E questo perché? Perché i romani davano tanta, tanta, tantissima importanza alla politica. La politica, per certi versi, era la prima occupazione di Roma. Per fare politica, però, bisogna saper parlare, bisogna parlare bene, bisogna convincere. E allora le famiglie aristocratiche spesso mandavano i loro figli a studiare direttamente in Grecia, ad Atene, a Rodi, dove potevano appunto studiare con i filosofi, con gli esperti di retorica. E poi qualcosa del genere fu creata anche a Roma, quindi chi andava avanti negli studi puntava soprattutto sulla retorica, perché il politico, chi voleva appunto continuare la carriera politica, doveva essere bravo nella retorica, doveva saper parlare, doveva convincere, doveva appunto difendere, doveva saper difendere le sue idee. Quindi la retorica godeva a Roma, aveva tanto prestigio, quindi l'istruzione in genere non era molto calcolata. I romani non avevano grande. Sì, poi ci furono con l'arrivo dei greci dei cambiamenti, una certa raffinatezza, un certo interesse per la cultura, però alla fine non più di tanto, non più di tanto. L'istruzione non era molto considerata a Roma. E l'insegnante, il maestro, aveva un prestigio bassissimo, veniva pagato poco. Perché veniva appunto, si dava importanza alla retorica? Proprio perché la retorica, diciamo, era la strada per arrivare, il canale per poter arrivare poi alla vita politica. E poi a Roma quindi fu, diciamo, creata la prima cattedra di retorica, data a un famoso maestro, a Quintiliano. Quintiliano fu il primo insegnante di retorica pagato direttamente dallo Stato. Poi lui scrisse anche un'opera molto importante, l'Institutio Oratorio, dove appunto dava dei consigli per poter appunto istruire bene i bambini. Quindi a Roma quindi non c'era inizialmente un obbligo scolastico, non c'erano delle scuole. Poi sì, col passare del tempo iniziarono a nascere quindi le prime scuole di Stato, ma stiamo parlando già del periodo imperiale. Erano delle scuole semplici, spartane, non esistevano i libri, non esistevano i quaderni, i bambini scrivevano in delle tavolette cerate oppure in dei foglietti di papiro. Non c'erano delle penne, si usava l'inchiostro e la penna, come penna si utilizzava o la penna d'oca oppure delle cannucce appuntite. Non esistevano i libri, o per meglio dire, i libri potevano comprarli soltanto i ricchi. I libri erano fatti erano dei libri fatti quindi con delle pergamene di papiro, ma non tutti potevano permettersi, quindi le biblioteche in casa, soltanto i ricchi avevano delle biblioteche. Quindi anche da questo punto di vista la cultura era una cultura molto, diciamo, d'élite, soltanto le famiglie aristocratiche potevano leggere, potevano avere dei libri. Per i bambini, per chi frequentava la scuola, ci si doveva arrangiare alla meno peggio, proprio perché a Roma appunto l'istruzione non godeva di grande prestigio. Poi più in avanti sicuramente le cose cambiarono, veniva tenuta in grande considerazione soltanto la retorica.
proprio perché era la strada principale poi per poter arrivare alla politica, quindi alla vita politica. La vita politica a Roma significava potere, significava prestigio e significava soprattutto ricchezza. Va bene, alla prossima e ciao!